E notizia recente, l'ordine della didattica a distanza in Lombardia, del coprifuoco dalle 23 alle 5. Come hai ricevuto questa notizia? No, per me questo è un fallimento completo di Regione Lombardia, non ne sto a discutere di chi la governa o no, non entro nel merito, però per me chiudere in questo momento le scuole è prematuro. Lasciare i ragazzi a casa, tutte le superiori con la didattica a distanza è folle, perché tutti noi che siamo andati a scuola sappiamo che la DAD è una cosa e la lezione, diciamo, reale in classe col professore davanti è un'altra. Il problema sembrerebbe sono i trasporti pubblici, aumentiamo il trasporto pubblico, aumentiamo qualche pullman in più, chiediamo aiuto ai privati che hanno in questo momento nelle rimesse i pullman inutilizzati. Questo non lo vuole fare nessuno, allora si prende la decisione di chiudere le scuole. In questo caso noi ci occupiamo dei problemi di viaggio agli studenti e da 6 mesi sapeva che le scuole avrebbero riaperto. Da settimane diciamo che i limiti imposti dalla legge dell'80% di carico non garantivano un adeguato distanziamento. Da settimane diciamo che uno Stato serio potrebbe fare un'azione importante anche dal punto di vista economico, coinvolgendo il settore gran turismo in grave crisi, con ulteriori mezzi di supporto inattuali e quindi aiutando i ragazzi a viaggiare. Ecco, questa cosa l'ha anche sollecitato un altro componente del comitato che ha dei figli che prendono i mezzi. Perché non si è fatto secondo te? Non si è fatto semplicemente perché non vogliono spartirsi la torta del profitto sui trasporti pubblici. Ma soprattutto questa drammatica esperienza non comincia oggi, ma sono anni di incuria e di mala gestione dei nostri trasporti. Nel periodo di inizio scuola, fin quando non è arrivato l'ordine della didattica a distanza, qual era il servizio? Come giudicava il servizio e come viveva il fatto che i suoi figli prendessero i mezzi? Non avevamo riscontrato grandi criticità all'andata verso la scuola, ma questo perché? Perché per paura che si verificasse ciò che si è verificato l'anno scorso, tanti genitori con i figli, ad esempio, che affrontavano il primo anno di scuola superiore, andavano direttamente loro a portarli. La criticità in effetti era sul ritorno, perché il genitore, una volta che li accompagnava, andava a lavorare e al ritorno di quando era finita praticamente la lezione di scuola si trovavano delle situazioni dove non si poteva neanche salire sul pullman per quanto riguarda il ritorno. Negli ultimi anni Milano e la Lombardia è stata sempre presentata come il modello, il perno dell'economia, il traino del paese. Ecco, davanti a questa pandemia, non a marzo ma adesso che si sapeva del ritorno, come giudichi la gestione, come giudichi questo modello? Se uno valuta la città di Milano, uno può anche vivere senza la macchina, senza i mezzi, perché si può muovere liberamente non usando i mezzi di trasporto, perché ha tutto. Cioè la Lombardia non è Milano. Milano, cioè siamo anche noi Milano, perché paghiamo come Milano, viviamo come Milano, lavoriamo come tutti, però noi non abbiamo i mezzi per viaggiare, per muoverci, cioè siamo limitati. Pensiamo solo che il fatto che l'ultimo mezzo che parte da Milano, che torna qua a Paullo, anche per i nostri ragazzi che vanno a fare un giro, è alle 6 del pomeriggio. Quindi mi stai dicendo che a Milano si è molto incentivato il trasporto anche con nuove linee della metropolitana, mentre in qualche modo i servizi mancano intorno a Milano? Sì, qui a parte quei momenti dove si ammassano i ragazzi per andare a scuola, poi è morto, cioè non c'è più niente. Noi siamo lombardi e nella nostra regione vediamo veramente delle magagne gigantesche. Purtroppo lo stiamo vedendo nella sanità con i tamponi, lo vediamo nei trasporti, lo vediamo nella scuola. Dovunque ci sono i servizi pubblici, i privati sono entrati troppo in maniera pesante e stanno facendo danni giganteschi, continuando ad arricchirsi. È ora di cambiare totalmente questo sistema.